riconosce e ammette debiti di riconoscenza davvero con tanti. A me è piaciuto moltissimo il riferimento a lei di quando racconti che lui ti portava in giro facendo credere che eri un carrettiero analfabeta. E quindi lui arriva a Milano senza soldi, con un arco, l'arte nella mano, e va nei ristoranti a declamare, va nei teatri a fare la parte del carrettiere analfabeta. Questa è una cosa bellissima. Poi una cosa che mi diverte molto, così raccontiamo anche un po' la vita di Gianna, è che a un certo punto negli anni 70, nei primi anni 70, scrive dei via napoleonidi, disprezzando questa gente che di via Monte Napoleone, Monte Napoleone, disprezzando la gente di via Monte Napoleone, e poi diventerà uno tra i più famosi fotografi al mondo di fotografia di moda. No, stavo raccontando un po'. Loro sono gli acquirenti della moda, io sono il e anche in questo a me diverte l'umiltà di Ferdinando, e mi diverte quando lui dice la sliding doors, cioè può capitare di tutto, ci vuole fortuna nella vita. E qui racconta anche tu l'aneddoto, perché Dolce & Gabbana ti... Sì, lui parla giustamente. Quando sono arrivato a Milano, io avevo sto libro, era una specie di passaporto, perché avevo 21 anni. Questo libro fatto con Sciascia, feste religiose in Sicilia. Questo era il mio biglietto da visita, insomma, no? Però, insomma, nonostante questo, la prima volta che sono andato a parlare, ricordo che c'era Guglielmo Zuccoro, direttore della Domenica del Corriere. E io andai lì a dire: io sono qui, ma c'è il fotografo, ho fatto sta cosa, che si può fare per bene? E allora lui ha fatto una di quelle cose che a distanza di anni pensava a quello che aveva nella testa il povero redattore capo. Ha chiamato il redattore capo e gli ha detto: ah, c'è sto ragazzino qui, vai, che bravo, ha fatto un libro così giovane, no? Che cosa gli possiamo fare? E lui se n'è andato e c'era sto redattore capo che mi guardava e diceva: ma guarda, che gli posso fare a questo? E mi ha detto: che ti posso fare? Guarda, io ho qui una rubrica di giardinaggio, mi serve una fotina per sta rubrica di giardinaggio, se entro dopodomani mi porti una bella foto di una azalea te la pago 5.000 lire. E io sono uscito da lì, mi sono fatto prestare una macchina fotografica 6x6, perché ho fatto 3 scatti, perché insomma sprecare 12 scatti per una foto sola di azalea. Sono andato da un fiorista e questo è stato il mio primo lavoro a Milano, insomma, ho fotografato una crasta in sostanza, no? Ora un discorso di questo tipo me lo fece anche quello che allora era il proprietario della più importante agenzia fotografica italiana e che rappresentava la Magnum già, tra l'altro, da molto tempo, che mi ha detto: sì, vabbè, sto libro carino, però sai, i terroni sono pittoreschi, fotogenici, soprattutto se pregano. Questi sono terroni, pittoreschi e pregano, quindi non è che è difficile. Io vorrei capire che cosa sai fare se per esempio mi fai un reportage a Monte Napoleone. E io ho detto: proviamo. E io poi ho portato queste fotografie e lui ha detto: no, le fotografie sono molto buone, sono anche sorpreso, però sono invendibili. Allora ha detto: ho capito, sono buone o non sono buone? Allora è lezione, perché le foto possono essere buone o cattive, ma possono anche essere vendibili o invendibili. Però quelle fotografie, per esempio, che io poi mostrai all'Alberto Vitali, che faceva in un certo senso parte della borghesia milanese, lo sedussero moltissimo, perché c'era questo sguardo acuminato di un ragazzo di 22 anni pieno di dovevamo fare la rivoluzione, insomma, ero sicuro che l'avrei fatta con le fotografie. Invece il mondo ha cambiato le mie fotografie, non le mie fotografie il mondo. Comunque sono successe tante cose, io poi sono entrato all'Europeo, ho fatto quel mestiere lì, poi ho cominciato a scrivere per l'Europeo, poi mi hanno mandato a Parigi come corrispondente, lì ho conosciuto Cartier-Bresson, eccetera. Quando poi sono tornato, perché c'era la P2, la crisi della Rizzoli, un sacco di porcherie, ho deciso di andare via dall'Europeo e tornare a Milano. In quel momento Cartier-Bresson mi propose di entrare a Magnum. E io, che non avrei mai osato farlo, primo italiano che entra alla mano, ho presentato sto mio portfolio e mi hanno preso. Comunque, quando sono tornato a Milano,
Le cose non è che erano proprio allegrissime, perché io tutto sommato avevo uno standard, ero stato corrispondente a Parigi, avevo fatto, insomma, avevo anche però una famiglia e due figli. E cominciai a fare freelance, come si dice. Infatti incontrai il mio vecchio direttore dell'Europeo a Capri, a un certo punto di queste mie deambulazioni. E tu che fai adesso? E ho detto, faccio il freelance. E lui mi ha detto, è freelance, e la traduzione inglese è disoccupato. E io infatti questo ero, disoccupato che cercava lavoro. A un certo punto mi arriva una telefonata. Pronto, parlo con Federico? Sì, sono Federico. Io mi chiamo Domenico Dolce, sono uno stilista siciliano, di Polizia Rosa. Faccio dei vestiti con un mio amico, Stefano Capano, nessuno li conosceva. Meno ancora io, che su quel terreno ne so niente anche adesso, dopo tanti anni. E dice, abbiamo visto delle sue fotografie, noi vorremmo fare un catalogo con i nostri vestiti con un fotografo che non sia un fotografo di moda. E siccome abbiamo visto le sue fotografie della Sicilia, che ci piace, io continuo a chiedere, ma dove l'avete vista? Ma che sono queste fotografie? Eccetera. No, c'è una nostra cliente, la signora, una che ha un negozio importante a Palermo, la signora Torre Grossa, le abbiamo mostrato queste fotografie su dei giornali e lei ha detto, questo lo diciamo. Ha detto, ma io non ho mai fatto le foto di moda. Comunque sono venuti a casa mia, allora non c'era neanche lo studio. Erano meravigliosi, assomigliavano a Dolce & Gabbana sputati. Per cui io ho messo in mano i siciliani, le feste religiose, e ho detto, questo faccio. Loro sono seduti lì, non sono accanto, in una specie di divano un po' altino, marcia su Roma, anche a me mi flottano le gambe, qualcosa. A Domenico Dolce gli flottavano molto, a Stefano Gabbana non appoggiava bene. Seduti accanto, vestiti di nero, tutti e due sfogliavano questi libri, io facevo delle cose. A un certo punto Stefano Gabbana dice questa frase sublime, che cambiava la mia vita e io non me ne rendevo conto. Ho detto, ma guardi, è proprio quello che vogliamo noi, il nostro look col suo feeling. E io sono rovinosamente scoppiato a ridere, io non ero abituato a questo linguaggio, no? Però mentre scaccaneavo, come si dice, dalle parti di Palermo, mi sono reso conto che stavo facendo una gaffa. Questi mi guardavano e dicevano, questo perché ride? E allora io ho detto, perché no? Il mio feeling è a disposizione, il vostro lupo, che dobbiamo fare? E da lì è nata un'avventura che ha cambiato la mia vita, perché poi mi hanno fatto vedere due fotine Polaroid, dice, noi abbiamo pensato a queste due modelle, quale piace di più, e io subito dissi questa ed era Marpessa. No. E quindi siamo partiti per la Sicilia per fare questo lavoro, a macchina per andare in giro, io la prestavo il fratello di Domenico Dolce, c'avevano una lira completamente, a me mi hanno pagato come un idraulico, neanche, insomma. E comunque abbiamo fatto queste fotografie e io mi divertivo da pazzi, insomma, a fare questa cosa con grandi complessi di colpa, perché mi sembrava di trasgredire per rapporto al comandamento principale bressoniano, il fotografo non deve intervenire sulla realtà, deve essere invisibile, le cose di questo genere. Invece io a quella dicevo, scendi, fallo di nuovo, però in maniera da reporter, perché camminavo. Cioè Gabbana mi avevano cercato e che avevano innescato questo meccanismo, non erano mie, quindi tutta questa storia era assolutamente casuale, erano di un altro fotografo, importante fotografo, che probabilmente avrebbe fatto le cose migliori, oppure no, questo per dire come le cose della vita non è che sono, io non avevo mai pensato di fare la moda, sono arrivati questi due tipi che cominciavano, a partire dal fatto che avevano visto le foto che credevano mie, e le foto erano mie, e quella cosa lì ha provocato una grande... Questo mi ha molto insegnato a proposito di... perché sono quelli che sono orgogliosissimi perché si sono fatti da soli, no? Di solito si fanno male, perché quello che si fa da solo gli viene male a metà e cose di questo genere. Invece no, tu fai la tua parte, nel senso che
il caso ti investe e poi il caso tu puoi non vederlo, oppure farne, è come un predellino, sale su quell'autobus e quello ti porta da una parte che manco immaginavi dove ti avrebbe portato. Poi allora, parliamo adesso parliamo del libro. Hai citato più volte Cartier-Bresson, che è stato tuo maestro e poi grandissimo tuo amico. Proprio oggi sul Venerdì di Repubblica c'era un pezzo che parlava dei ritratti, sì, e citava una frase di Cartier-Bresson, quindi entriamo nel libro, nel lavoro per questo libro. Simone de Bovary aveva fretta. Quanto ci vorrà? Chiede al fotografo. Un po' più che dal dentista, un po' meno che dallo psicanalista, risponde Cartier-Bresson. Che poi in un'altra frase dice: il ritratto è un corpo a corpo fra autore e vittima consenziente. Qual è il tuo rapporto, ecco, qual è stato il tuo rapporto con queste persone fotografate? Io sono un epigono di Cartier-Bresson, questo è quello che mi aspetta. Insomma, dico sempre che se dovesse toccarmi in una immaginaria futura storia della fotografia di questi anni, una cosa che mi definisce, mi toccano tre righe al massimo, e le tre righe sono: fotografo siciliano che ha agito tra la fine del XX e inizio del XXI secolo, epigono di Cartier-Bresson, di sensibilità mediterranea. Questo mi spetta e questo mi basta. Ecco, quella frase lì, quella risposta lì, con orgoglio ti posso dire che è tratta da una mia intervista a Cartier-Bresson, che è la prima intervista che Cartier-Bresson ha fatto per quella collana dei fratelli Fabbri, che sì, si chiamava Il Grande Fotografo. Le copertine nere, poi ne hanno fatto una d'argento, ma quella con la copertina nera, infatti è la prima volta che lui raccoglieva dei ritratti, perché non voleva fare solo delle foto, e ha fatto questa silogia di ritratti che poi è diventato vis-à-vis e cose di questo genere. E fu interessantissima questa intervista, che in un certo senso, oltre ad essere, vabbè, adesso lo vedete, è anche una specie di descrizione di una prassi, di un approccio, di una maniera di, per cui non ci conoscevamo da molto tempo. Questa è una fotografia che è in questo libro, che è questa qui, è quella che è anche lì come manifesto davanti alla chiesa Sant'Agostino, che è una fotografia del 1964, quindi è una fotografia che è stata fatta 50 anni fa, no, mezzo secolo, quasi all'inizio del mio fratello. Tenete in mente la data per l'aneddoto finale, immagino. Ecco, non ci conoscevamo da molto tempo quando ho fatto questa fotografia, ma il colpo di fulmine della nostra amicizia era già scoccato. Ero andato a trovarlo a Ragalbuto. Mi chiese di fotografare alla parrocchia di Sant'Anna l'atto di nascita di Fra Diego Lamatina, l'eretico racalmutese di tenace concetto che aveva ucciso il suo inquisitore con le catene che lo imprigionavano e sulla cui storia Leonardo stava completando Morte dell'inquisitore. Fotografai la pagina del registro conservato in sagrestia e mentre lui si congedava dal parroco lo precedetti in chiesa. Davanti all'urna con il Cristo morto vidi le due bambine. Mi avvicinai fulmineo, c'era una fotografia da fare. Ma con la coda dell'occhio vidi Leonardo che si avvicinava. Seppi che a un certo punto si sarebbe inserito in quella scena. Lo aspettai. Nel momento esatto in cui il suo corpo componeva una struttura a piramide con le due bambine e armonicamente entrava in relazione con tutti gli elementi formali della scena, si girò a guardarmi. Scattai. Ecco, questa qui è la descrizione di come funziona un fotografo. Perché dico si girò a guardarmi? Perché fondamentalisticamente, bressonianamente, penso che siccome per me il ritratto è dialogo, lui lo doveva sapere che io gli stavo facendo la foto. Se l'avessi preso per così sarebbe stata forse non un ritratto. Non è sempre vero, ma per me
è così, e le tue regole, quelle che tu imponi a te stesso, sono sempre più importanti, insomma, perché anche Cartier-Bresson diceva: mi accusano di aver dato una specie di camicia di forza sulla maniera di fare la fotografia, ma quelle sono le regole che io ho dato a me stesso, mica le voglio imporre a nessuno, ognuno faccia quello che vuole. La libertà consiste in un sistema di regole che tu liberamente ti dai. Questa è la libertà, non è che è l'assenza di regole. Senza regole non si fa niente, però le regole sono le tue, non devono esserti imposte da nessuno. Ho fatto di Leonardo Sciascia, del mio amico Leonardo, del mio angelo paterno, del mio maestro, centinaia e centinaia di fotografie nel corso dei 27 anni della nostra amicizia. Ma questa immagine, misteriosamente, per mia fortuna, per mio orgoglio, ha continuato a essere vista come il più emblematico tra i suoi ritratti, quello che nell'imprevedibile accamparsi in un istante di quegli elementi formali e narrativi più sinteticamente rappresenta l'uomo e lo scrittore. Giugno 2013, sono passati quasi 50 anni da quando ho scattato questa fotografia, forse quella fra tutte alla quale sono più legato. Ricevo una mail. E c'è a casa di Ferdinando e all'ingresso. Già, è all'ingresso di qualunque casa dove io abiti. Mi chiamo Antonio Lamantia, sono di Racalmuto. Anche se adesso vivo ad Asti, mi hanno mostrato questa fotografia di Leonardo Sciascia, che era nostro vicino di casa. Io sono una delle due bambine che vede nella foto. L'altra è la mia sorellina, Teresa Randazzo. È stata una grande emozione, mi sono informata, ho saputo che la fotografia è sua, sono riuscita a procurarmi la sua mail. Sarebbe davvero un regalo per me se potesse farmi avere una stampa di questa fotografia. La mia emozione non è stata, credo, meno forte di quella provata da Antonio Lamantia. Quante volte mi hanno chiesto se quelle bambine erano figlie di Leonardo? Quante volte lo hanno chiesto alle stesse figlie di Sciascia? Ho chiesto ad Antonio Lamantia l'indirizzo della sorella per poter inviare una stampa anche a lei. Ho così appreso che la più piccolina, Teresa, nata da un secondo matrimonio della madre, rimasta vedova, era morta. L'ho appreso con un dolore di lutto. Quelle due bambine, infatti, le ho sempre sentite parte della mia famiglia, così intimamente legata a Leonardo. Ecco, diciamo che questo dà il senso dei testi che accompagnano queste fotografie. A volte io racconto come nasce quella fotografia, ma è anche una maniera di raccontare che tipo di fotografo sono. In realtà queste persone io le racconto raccontando me stesso, nel senso che tutti noi, credo, siamo fatti dalle persone che abbiamo incrociato, no? Sia da quelle che abbiamo amato sia da quelle che abbiamo detestato, e per questo dicevo sono 350, ma avrebbero dovuto essere 5.000 almeno, no? Io le ho scelte tra con le fotografie di mio padre, con le fotografie di Leonardo Sciascia, con le fotografie dei troppo amici che adesso sono morti e che sono dentro questo libro, che la fotografia di una persona morta non ti consola. Ti fa rivivere in una specie di lancinante presente l'assenza, la perdita. La fotografia è l'arte della perdita, questo è la fotografia. Quindi forse tutti quei libri lì, tutti questi tre libri sicuramente, perché sono libri sulla memoria, ma questo in maniera particolare che riguarda le persone,
appena uscito, non c'entra perché se poi la, non dire neanche questo a Valentina, ma insomma è appena uscito un altro libro dalla Terza in questi giorni, che si chiama Lo specchio vuoto, nel quale io parlo del rapporto ritratto, identità, cosa, eccetera, e c'è molto a che fare naturalmente con la vita, la morte, tutte queste cose. Ma questo è un libro sulla morte. È un libro sulla morte. In quel libro lì io ho scritto: sto componendo un libro di ritratti con testi accanto, e siccome ci lavoro da almeno 5 anni, mano a mano, oltre a quelli che erano già morti, vanno morendo. Molti di quelli che sono in questo libro e che io ho fotografato, molti erano già morti e molti vanno morendo, per cui me ne è venuta anche una specie di angoscia. Ricordo che ho detto all'editore: dobbiamo pubblicarlo perché non vorrei che uscisse postumo. Ecco qua. Ecco, ora, qui per esempio, tra le varie cose, non avevo una buona foto di questo mio direttore mitico dell'Europeo, però in un modo o in un altro volevo che ci fosse. Siccome lui era un fine poeta, ho trovato questo verso, che è addirittura non come exergue, ma come sottotitolo del libro, che dice: poi nessuno saprà di noi, di tutti, e l'orma nostra sarà un altro vento sulla polvere, o un grido, o questo schianto del mare che rovina sulle pietre. Cioè, tanto per stare allegri, in inizio di questo libro io ho messo questo libro. Ma questa fotografia qui, che è una fotografia che ho trovato in un garage a Ortigia, di quella, sapete, che c'erano nelle case la papà, la mamma, un ovale e cose di questo genere, e l'avevo fotografata, rifotografata, perché era affascinante, era tutta mangiata dalla muffa, una cosa di questo genere, una specie di metafora dell'impermanenza, perché la fotografia... E ho scritto un testo per quella fotografia. All'inizio io pensavo di metterla alla fine, dopo abbiamo discusso con il mio impaginatore, abbiamo deciso invece di mettere il testo senza foto in parte davanti e in parte dietro. E il testo dice questo: ogni tanto, nel chiedere a qualcuno di lasciarsi fotografare, gli si dice: vieni che ti immortalo, ti immortalo. Tanto arrogante a volte si fa il linguaggio per esorcizzare l'angoscia della nostra impermanenza. Mi hanno rimproverato sto impermanenza, dice, parola buddista. Sì, parola buddista. Eppure c'è in questa iperbole un residuo di quel mito faustiano che gli uomini, da quando hanno cominciato ad avere coscienza di sé e quindi del tempo, insensatamente perseguono. Fermare il tempo, non forse che per un istante. La fotografia è questo, è un tentativo di dare risposta a questa ansia plurimillenaria degli uomini. In fondo, a un certo punto mi hanno commissionato delle fotografie di Berlusconi, un giornale economico americano, il Business Week. E lui non era ancora entrato in politica, per cui mi sono preso contatto, eccetera, eccetera, ed era il momento in cui lui stava lanciando la SANC in Spagna, in Francia, voleva fare questa grande televisione europea. E allora mi danno appuntamento e io vado con lui a Segrate. Sì. Vedete lì, lui davanti a un televisore che rappresenta l'Europa, dietro di lui l'Europa, e cose che ci era ancora giovane, tutto acchittato. E allora, 1986, ecco, io arrivo lì insieme a lui con la sua Corte dei Miracoli appresso, e c'erano 2 o 3 persone con borsette, cose che lo seguivano, e lui davanti. La prima cosa, la più impressionante all'inizio, era che lui conosceva tutti, dal portiere di Segrate all'ultimo cameraman, all'ultimo spazzino e donna delle pulizie, si fermava e gli raccontava, gli diceva: tuo figlio come va, le cose così, ah, tu sei interista ma quest'anno stai andando male, cose così, cioè una capacità di comunicazione terrificante. Dopodiché
si prepara perché gli devono fare questa intervista, era stata già preparata la cosa, c'era l'Europa dipinta dietro, lui stava facendo questa televisione europea e aveva un momento di difficoltà in Francia perché il governo francese gli metteva il bastone tra le ruote. E lui faceva un'intervista politica per rispondere a, questa, a questo boicottaggio. E aveva detto a questo, al portatore di borsa, mi ricordo, mi raccomando, perché io in questa intervista devo assolutamente dire queste tre cose. E diceva quello che doveva dire. Dopodiché lo mettono lì col braccio sul televisore, con l'Europa là dietro, e gli fanno delle domande e lui bla 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 dice le sue cose. Dopodiché finisce l'intervista e ne fanno un'altra. Ne fanno tre, sempre sullo stesso tema e sempre con una maniera di rispondere. Lui intanto così ride, battuta eccetera, e andiamo tutti insieme in un posto per visionare queste, queste tre interviste, in un posto con una parete con 12 televisori. E allora questo qui fa una cosa che mi sorprese, perché disse: per prima cosa le voglio vedere tutte e tre senza sonoro. Quindi c'erano tre strisce di quattro televisori e si vedeva sempre lo stesso Berlusconi nella prima striscia, prima intervista, nella seconda striscia, seconda intervista, eccetera, eccetera. E lui guarda con attenzione, poi se l'è fatta riproiettare, perché durava sei minuti sta cosa, no? Allora, dopodiché ha detto, va bene, adesso le sentiamo una per una con il sonoro. E le ha ascoltate una per una con il sonoro. Alla fine si è alzato e ha detto, la seconda, e se ne va. Quello con la borsa, il portaborse, gli va a dire, fa, presidente, presidente, che c'è? Guardi che però nella seconda le cose che lei aveva detto che era imperativo dire, non le ha dette. E lui ha detto, l'ho visto, ho capito, sì, eccetera. Ma guarda, la televisione nessuno ascolta quello che tu dici. Alla televisione la portinaia deve pensare, io a questo gliela darei. Nella seconda sono più simpatico, quindi pigliamo la seconda. E io sono tornato inquieto, sono tornato a casa e ho detto, cavoli, ho detto un'altra parola, ho detto, questo qui sa che cos'è la televisione, è un tipo inquietante, molto pericoloso. E infatti, cioè voglio dire, non so, Rusconi ci si era rotto la schiena col tentativo di fare la televisione. Quelli della Mondadori sono arrendati da lui con i sindacati in ginocchio per farsi comprare la 4, eccetera, eccetera. E questo qui invece ha fatto i soldi. E questa televisione l'aveva avuta per caso e lui ne aveva fatto una specie di cosa intranet dei suoi palazzi di Segrate. Quindi a un certo punto aveva capito. Questa cosa qui mi ha fatto molta impressione, infatti la portinaia di Berlusconi è una metafora molto presente quando io parlo di Basmidia. Qualche altra